Sei batuffoloso, guarda. Che batuffolino! Guarda che occhietti azzurri che hai. Apri gli occhietti, fammi vedere gli occhietti. Come sei carino! Hey guys, buongiorno! Oggi è il vlogmas numero 2. Ho appena finito di filmare la mia haul del Black Friday, cosa che ha richiesto tipo 2 settimane di attesa ed era anche ora. E volevo raccontarvi un pochettino di cose. L'altro ieri io e Fede siamo andati ad Arese a prendere i regali di Natale, ieri invece siamo andati all'IKEA. Voglio farvi vedere le cosine che ho comprato da IKEA. Ho preso questi 2 scatoloni di plastica perché adesso vi faccio vedere perché. Ho fatto rifornimento di appendini perché li avevo già finiti tutti. E infatti, come potete vedere, ci sono delle cose che sono rimaste lì, così a morire praticamente, e devo appenderle. Gli scatoloni invece li ho presi per organizzare questo gran casino. Sì, lo so. Per favore, evitate di giudicarmi. Non serve né a voi né a me, ok? Non è utile, non è necessario. E poi voglio farvi vedere le cose che ho preso per organizzare la mia makeup collection. Ta-da! Cioè, ta-da non tanto perché le ho soltanto presi e lanciati dentro questo coso, però ho preso questi divisori di plastica che in realtà sono dei cosi per le posate. Ta-da! Sono in realtà dei divisori per le posate, vi lascio il nome qui sullo schermo. E guardate cos'altro ho preso. Ta-da! Cioè, sì, ok, l'outfit del giorno non è l'outfit del giorno, però ho preso questo specchio gigantesco, così posso fare gli outfit del giorno da mettere su Instagram. Oh, e anche per i vlog, insomma. E ovviamente questo qui se ne deve andare da qualche altra parte. E ovviamente c'è ancora un disastro. La mia camera in questo momento è un totale disastro, è uno schifo, è una cosa veramente insostenibile, ma ho avuto una settimana, credetemi, da pazzi. Cioè non avete neanche idea, da pazzi, letteralmente. Mi basta solo dirvi che oggi appunto è domenica, quindi è l'ultimo giorno disponibile della settimana e io oggi devo filmare 3 video. Perché è stata una settimana da pazzi. Appunto, per forza filmare questi 3 video tutti nel giro di questa mattina, perché ovviamente la mia connessione internet è lentissima, quindi devo caricare i video da Fede e oggi pomeriggio devo andare da Fede e dovrò caricare i video. Quindi il tempo utile che abbiamo oggi è stamattina, ma sarà una mattinata intensa, quindi non vi preoccupate, non ci sarà alcun problema. Voglio farvi vedere anche quello che ho preso di Bath & Body da Arese. Ho preso questa candelina qui che si chiama A Thousand Wishes. Il mio parere poco professionale è che le candele di Bath & Body profumino 10 volte di più rispetto a quelle di Yankee Candles e sembra quasi, mi dispiace, sembra quasi una parolaccia, ma è la verità perché queste qui profumano anche mentre sono accese, non solo quando le spegnete. Oh mio Dio, che casino che c'è qui in giro! Ho preso anche questo treppiedi qui, non badate alle cose sul il muro, tutto vabbè. E l'ho preso solo ed esclusivamente perché ha questa cosa qui. Quindi quando la fotocamera è su, io posso muoverlo e girarlo tranquillamente senza dover smontare tutto come dovevo fare prima. C'era un'altra cosa che dovevo farvi vedere. Ah, sì, il calendario dell'avvento che mi ha comprato Fede. Mi ha preso il calendario dell'avvento di Makeup Revolution, così avrò un sacco di prodotti di Makeup Revolution da usare nei miei video. Per ora ho trovato dentro questi 2 pennellini poco utili, 3 rossetti, di cui un nude, un rosso. E questo è un corallo, questo è un illuminante e questo qui è un primer e questo qui invece è un lip gloss. E oggi apriamo il 10 e vediamo cosa c'è dentro. Da qui. Oh, cavoli, ho rotto tutto.
Ho rotto tutto quanto. Che cosa sarà? È per fare lo strobing. Quindi è un illuminante in crema. Non so se riuscite a vederlo perché la mia fotocamera non lo sta mettendo fuoco. Eccolo qui. Ora vi metto sul treppiedi e direi che inizio a sistemare l'armadio e tutti quei vestiti che avete visto prima. Vediamo di dare un senso logico alle cose perché sono il tipo di persona che non riesce a vivere in mezzo al disordine, mi stressa, mi mette ansia addosso, quindi ho bisogno costantemente di sistemare, organizzare, soprattutto quando ho queste settimane da pazzi completamente. Per questo vlog in realtà volevo fare anche dei do it yourself, avevo già trovato delle cose carine da fare e solo che oggi non ho il tempo materiale di farle, quindi le terremo per il prossimo vlogmas. E direi che adesso mi metto sul treppiedi e cominciamo a sistemare tutta questa roba. Che modo imbarazzante, ok. Questa è la situazione attuale. Quella è tutta roba da donare o buttare via. Queste sono le cose estive e questa è ancora tutta la roba da controllare, vedere se buttare, vendere, regalare. Sta diventando un lavoro. Ok, rieccomi. Allora, ci sono delle volte in cui sistemo magari l'armadio, i vestiti tutto, e tutto, però sono in una di quelle giornate in cui tutto ha un valore affettivo. Questa è la maglietta che avevo quando ho bevuto il mio primo tè al bar, cioè. E poi ci sono dei giorni in cui penso via via tutto, butta tutto, via, non voglio saperne più niente, non lo voglio in mezzo alle scatole, butta via, non fa più per me, c'è qualcuno comunque che ne ha molto più bisogno di me. Questo è il risultato finale. In questo scatolone qui ci sono tutte le cose estive, quindi pantaloncini corti, canottiere, cose che al momento non mi servono. Qui ci sono tutti gli appendini che sono riuscita a liberare. Lì ci sono tutte le lenzuola che almeno sono tutte insieme, vabbè. Quelle non so ancora che cosa farne. In questi tre sacchetti qui ci sono tutte cose da regalare alla mia cugina più piccola se le vuole, oppure donare alla Caritas. Non penso che mi metterò neanche qui a cercare di venderli perché
Penso che resterebbero ancora in giro per troppo tempo, non ne voglio più sapere nulla e comunque ci sono persone che ne hanno bisogno molto più di me, quindi queste saranno poi da dividere e controllare se sono indossabili, non sono troppo rovinati e poi vedremo che cosa farne. È un buon risultato, sono abbastanza soddisfatta. Pretendere di continuare a registrare il video con il tappo sopra l'obiettivo della fotocamera. Brava Giulia! Ok, ho appena finito di montare la parte del vlog che ho filmato stamattina, ho già pranzato e adesso devo andare da Fede, quindi ho visto che comunque questo vlog è già lungo 10 minuti senza la fine, quindi direi che è meglio concluderlo qui prima che diventi troppo. Spero tantissimo di riuscire a vloggare un po' di più la settimana prossima, di riuscire a darvi qualcosa di molto più interessante che un semplicissimo decluttering, però so che è un genere di video che piace a tantissime persone, a me personalmente piace. E questo è tutto ragazze, come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!